Leggiamo in Matteo capitolo 6, versetti 31 a 33. Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ad ogni giorno basta la sua pena. Che la nostra fiducia in Dio sia senza limiti, la nostra testimonianza è efficace, la nostra vita di preghiera perseverante, la nostra comunione con Dio continua, la nostra gioia perfetta, onde vivere questa vita santa e pura che altro non è che la vita di Cristo in noi. L'inquietitudine è un'offesa a Dio. L'ansietà e le preoccupazioni disonorano il nostro Dio. Se il mio bambino dubitasse continuamente del mio amore, della mia volontà di fargli del bene e di dargli ciò di cui ha bisogno, non ne sarei forse rattristato? L'inquietitudine fa anche del male a noi stessi, ci toglie la pace, produce l'impazienza e le lagnanze. Molte persone sono sempre ansiose riguardo alle difficoltà che potrebbero sopravvenire e che spesso non vengono mai. Vorrebbero che Dio appianasse il cammino in anticipo di chilometri, mentre Egli ha promesso di farlo passo a passo. La sola cosa che ci appartiene è il momento attuale, è il solo modo di vivere bene e di vivere l'ora presente. Gesù non ha forse detto non siate con ansietà solleciti, ad ogni giorno basta la sua pena? Quante preoccupazioni di meno se apprendessimo questa lezione? Cristo ci ha promesso la sua presenza fino alla fine dell'età presente. Questo non ci basta forse. Mettiamo la nostra debole mano nella sua, ci condurrà sicuramente fino alla fine del viaggio. Che il Signore ci benedica.